Sei su voci.fm. Ciao ragazzi, è un'occasione bellissima quella di potersi scambiare dei consigli a vicenda su come affrontare questo periodo di isolamento forzato. Io purtroppo non sono né un'esperta di cucina né di giardinaggio e nemmeno questi giorni di clausura hanno risvegliato queste passioni in me, però sono senz'altro un'esperta di isolamento, perché dovete considerare che sono chiusa in una stanza di 10 metri quadrati o meno dal 16 febbraio, ancor prima di questa epidemia. Quindi per forza ho dovuto trovare degli escamotage e dei modi per non cadere né nella disperazione né nella noia. Credo che un po' questi stati di tristezza, di noia ci abbiano attraversato tutti nel susseguirsi dei giorni, però io sono sicura che poi ognuno dentro di sé trova le risorse per affrontare nel migliore dei modi la giornata. Per quanto mi riguarda, io che sono una persona piuttosto disordinata con gli orari, ho mille passioni, mille curiosità e quindi a volte mi perdo nel leggere cose, nel guardare cose, ma in questo modo passo molto tempo seduta, molto tempo anche di notte a volte mi succede. Allora mi sono detta una cosa: prova ad andare a letto entro un certo orario e ad alzarti più o meno allo stesso orario. Sembrerà una cosa ovvia, scontata, ma provate a farlo, perché questo metterà in circolo anche nuova energia nel vostro corpo. Io sono sicura che se cominciate la giornata alle 8:30, 9 di mattina, anziché fare le 10, le 11, potrete fare più cose con più energia. Poi ho scoperto, per esempio, ognuno farà poi quello che preferisce in base anche al suo carattere, ma io mi aiuto moltissimo con gli esercizi fisici di prima mattina. Alcuni magari li preferiscono sostenuti con la musica a tutto volume. Io ho trovato una carinissima anziana cinese che fa questi esercizi di respirazione, di tai chi, con un sottofondo di uccellini che sto cercando di farvi sentire, in un parco bellissimo. Io ingrandisco l'immagine sullo schermo e per un attimo mi sento trasportata altrove. Ecco, penso che piccole cose del genere, trovarsi degli spazi per se stessi facendo cose nuove e che magari a cui poi magari vi scoprite appassionati, è quel dono che vi potete fare in questi giorni e che poi potrete portare con voi quando torneremo alla vita normale. E usate, questo è il mio consiglio, questo tempo per voi, per conoscere cosa vi piace, per dedicare più tempo a voi stessi e non a soddisfare gli altri. E sono sicura che quando potremo tornare a passeggiare, a andare al mare, a ritornare alla vita di tutti i giorni, ci porteremo dentro queste giornate dedicate a noi stessi e vivremo con più gioia, senz'altro. Voci.fm, il sito delle voci.